Siamo tornati con noi ragazzi. Oggi ci troviamo in un nuovo gioco. Allora, ho visto fare questo gioco da un amico. Vi metto il canale in descrizione. Si chiama Lollama TV ragazzi. Ho visto che faceva un po' sto gioco e mi è sembrato abbastanza bene. Quindi ho deciso di provarlo con voi. Io ho già aperto, ho fatto la registrazione, bla bla bla. E vediamo un po'. Allora, benvenuto boss, in quale club vorresti lavorare? Scegli il tuo campionato preferito. Ok, allora, intanto qua, campionato preferito, vabbè, ci mettiamo Italia, noi siamo italiani e mettiamo l'Italia, Mossa intelligente. Da un'occhiata a questo club, sarebbero più figli di ingaggiarti come me. La scelta è tua. Ok, quindi io devo scegliere. No, non voglio. Non voglio firmare col Crotone. Io devo scegliere fra queste persone, bla bla bla. Se io voglio prendere l'Inter, club che non possono essere presi per due mesi, mentre tutti gli altri sono mesi. Ok, quindi praticamente alcuni tipi di club si pagano. Fra questi io ci prendo il Sassuolo, va. Rode, obiettivo, coppa, sì. Ok. Firmiamo il contratto e poi ci mettiamo il nome. Mattia Dilo. Mettiamo subito una cosa in chiaro, sono il tuo superiore, ho bisogno che tu termini il campionato in 9 posizioni questa stagione, non deludermi. Ok, quindi questo qua dovrebbe essere il presidente, teoricamente. Ehi amico, sono Alfredo, il tuo assistente, sono qui per darti qualche dritta, diamo un'occhiata alla tua formazione, sembri proprio un esperto. Chiaro. Qua possiamo cambiare, vabbè, il modulo, cambia il tuo schieramento. Farei un 4-3. Vabbè, poi vedremo un po'. 4-2-4-A, non cambia niente. Adesso, vediamo un po'. Meglio senza il diamante, vero? Oh, che stupido, credo di aver dimenticato di schierare un attaccante. Vuoi fare tu gli onori? Certo, ragazzi, certo. Vediamo chi abbiamo di attaccante. Ok. Ottimo lavoro, Ricci potrebbe... ma io non voglio Ricci, voglio Berardi, ragazzi. Cosa sta succedendo? Ecco alcune monete per dare inizio alla tua carriera. Tra guarda, connettiti a Facebook, richiedi premio 3, ok, siamo già connessi. Ok, confermiamo l'indirizzo email, bla bla bla. Perfetto, quindi praticamente questa dovrebbe essere la nostra formazione, bla bla bla. Perfetto, adesso io faccio invito amici, che succede? No, giusto per curiosità. Questo sarà, diciamo, un po' un video per vedere come funziona e cose varie, ok? Non per altro. Aggiungiamo amici. Come si aggiungono? Ah, ecco, bisogna fare una cosa del genere. Perfetto. Io ce l'ho ragazzi, un amico che gioca a social manager, che appunto Lollama là. Allora, nome manager Lorenzo 03 03 07 89. Dovrebbe essere lui. Perfetto, l'abbiamo aggiunto. Ora, se io vado a squadra rosa, allora abbiamo, vabbè, questi sono gli attacchi. Questa è la nostra rosa, consigli, Pegol, bla bla bla. Quindi faccio titolari, teoricamente titolari dovrebbe essere la formazione titolare, credo. Ok, vediamo un po', intanto attaccante, perché mi manca un attaccante? Berardi, assolutamente. Perfetto, adesso Berardi, se io lo voglio qua come devo fare? Così? Schiaccio qua Berardi. Perfetto, abbiamo in attacco ora Berardi. Poi qua ci lascerei De Frel. Sì. Vi sto mettendo un po' a caso, i difensori. Non sto mettendo Jerry, bla bla bla. Leicester, qua come si chiama? E Peluso. Perfetto. Poi Missiroli. Duncan c'è già, Biondini c'è, Pellegrini. Ok, e ci siamo, credo. Sensium 74, ok. Perfetto, adesso ci sono tutti quelli più forti. Politano, Politano è un attaccante 75, ma possiamo lasciarlo anche là. Ok, questa ragazzi è la formazione titolare. Poi qua, vabbè, trattative, ma quelle più avanti. Allenamento, facciamogli fare un bel allenamento. Allora, Sassuolo va. Allora, preparatore degli attaccanti, preparatore dei centrocampisti, preparatore dei difensori e preparatore dei portieri. Allora, io direi di preparare i difensori, perché ho notato che non tutti sono fortissimi, tipo questo un 72, 71. Si può fare di meglio, non posso essere allenarsi nello stesso. Desiderare le morire da lì. Ok, fra 7 ore, diciamo, sarà allenato.
poi io un bell'attaccante pure lo allenerei. Allenerei un bel Politano e Aquilani. Dei portieri invece Pegolo, non mi dispiace, ok. Quindi queste sono tutte le persone che si alleneranno e che saranno pronte, penso, alle partite. Qua c'è squadra, bla bla bla. Ok, se io vado poi a partite, classifica e campionato. Ok, vediamo un po' dove stiamo in classifica, anche se dovremmo... Cioè, il campionato dovrebbe ancora partire, eh? Esatto. Incontri... Calendario partite. Ok, calendario partite, vediamo un po' cos'è. Allora, intanto non voglio... Magari aggiusto un po' la telecamera, no? Sta bene così o la devo aggiustare, scusate. Sta bene così. Ok. Intanto non la chiamerò online, social, farò direttamente l'abbreviazione OSM. Ok, turno 1, giochiamo alle 9, alle 9 contro il Chievo. Va bene, poi ci sono anche tutti questi altri, però non ci interessano al momento. Ah, abbiamo anche il primo turno, il 14 febbraio, turno preliminare per la Coppa. E va bene, sala stampa, sono curioso di sapere cosa sia in realtà. Sala stampa, il budget di Cagliari è stato rilevato? AC Milan scommette sul giovane Donnarumma. Il Cagliari è ancora senza allenatore. Ah, ho capito, praticamente sono, diciamo, le notizie, bla bla bla. Perfetto, club... c'è lo stadio, ragazzi. Sembra una cosa abbastanza interessante lo stadio. Cioè, tu puoi modificare il tuo stadio e bla bla bla. Ok, vediamo un po'. Noi possiamo espandere il nostro stadio. La cosa che mi dispiace un po' è che non ci fa vedere, diciamo, tutto lo stadio. Però devi solo fare tu tutte le modifiche, bla bla bla. Allora, capacità di spettatori. Campo. Ok. Facciamo qua un po', vediamo un po' cos'è. Aumentiamo la capacità degli spettatori di uno stadio. Quanto è? 17 ore? È la madosca. Sporto. Sporto cos'è? Ah, sponsor, non sporto. Ma allora c'è un errore, perché qua dice sporto invece sponsor. Vabbè, comunque. Lo sponsor della... Ah, possiamo scegliere il nostro sponsor. Ci mettiamo un... Vabbè, facciamo la Wikipedia così a caso. Wikipedia, PlayStation 4 e poi qua ti dà il resto. Ah, praticamente più ci sono le giornate di contratto. Ah, bisogna rinnovare il contratto. Che due palle però rinnovare il contratto, eh. Ecco, questo dura 3 giornate però di 174. Facciamo questo della Nintendo. Ok, poi dirigenza. Allora, i membri della dirigenza stanno solo andando un'occhiata a qualche completo elegante fumando un sigaro veloce. Saranno di ritorno a momenti. Umore, sono scontenti, ok. Bene. Ah, ti puoi anche dimettere. Va bene. Business club. Benvenuto all'angolo business del calcio. Puoi rivolgerti a me o ai miei stimati colleghi o guardare un video. Se sei interessato a qualche moneta, diciamoci la verità. Chi non lo sarebbe? Il problema è che non so cosa sia. Il lag è un bordello sta pagina. Non ho capito cosa sia, ma va bene. Scout? Cos'è scout? Allora, scout, posizione, qualità. Ecco, ho capito. Praticamente, ok, questo qua, diciamo, cerca i giocatori. Allora, cerchiamo un bel difensore. Difensore, skill completo. Deve essere un giocatore completo. Età sotto i 25 anni. Qualità sui almeno 70-79, giusto per... Ok, sarà di ritorno tra 15 ore. È la madosca. Spia. L'unica cosa che picca qua è che ci mette un bel po' per caricare. Comunque, prossimo avversario sarà appunto... Ok, praticamente farà un'analisi tattica. Farà un'analisi tattica. Gabriel Catalin, vediamo un po', visto che... Vediamo un po', facciamo la spia a Gabriel Catalin. Sarà di ritorno tra un'ora. Vabbè, poi qua c'è la classifica mondiale, bla bla bla. Comunque, io direi di fare un allenamento a porte. Ritiro di squadra. Che è ritiro di squadra? Ok, facciamo una bella amichevole, così giusto per... Allora, scegli un avversario con cui giocare uno durante le amichevoli. Scegliamo il Crotone. Vediamo un po'. Ah, bisogna però pagare con le monete qua. Vabbè, facciamo un'amichevole, vediamo un po'. Praticamente, ragazzi, simula tutto da solo, ok? Tu con la formazione basta che ti simula tutto da solo. Vediamo un po'.
Berardi, bla bla bla, ok. Avanzano, diciamo, hanno pure, come posso dire, più fanno partite, più aumentano il livello, una cosa del genere. Abbiamo avuto un... va bene. Berardi ha segnato con l'assist di Magnanelli. Man of the match Berardi, bla bla bla. Vediamo un po' quant'era il possesso palla, 61%, abbiamo dominato. Ok, ragazzi. Allora, non è un gioco brutto, anzi, è carino, mi piace molto, quindi cercherò di portarlo spesso. Dunque, se il video vi è piaciuto, mi lascia un like, commentare con il video del canale. Ciao! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.